Mi trovo a Cannalonga, provincia di Salerno, presso la sala socioculturale in occasione della sacra rappresentazione Il martirio di Santa Lucia, portato in scena dal gruppo teatrando dell'oratorio di Sant'Oribio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sono stato invitato questa sera proprio per partecipare a questo momento, mi hanno detto perché già rappresentato prima di Natale, che veramente è stata una bella rappresentazione della vita di Santa Lucia. E sono momenti belli della vita di una comunità, sia ripercorrere un poco le tappe di persone che hanno dato l'esempio di come testimoniare l'amore di Gesù, e sia perché lavorando insieme si cresce poi nello spirito della comunità. E questo di questa sera, lo spettacolo di questa sera, rappresenta proprio questi due momenti che insieme certamente ci aiuteranno ad entrare sia nella vita della Santa ma anche nella vita della comunità di Cannalonga, ma per la verità già tante altre cose fatte dall'oratorio che veramente sono spettacolari. Tutti gli dei dell'Olimpo ha indovinato vedendoti in quell'impegno ti ho confuso per una serva. L'emozione è grande, è forte, ovviamente magari molto di più durante la prima esibizione. Sono contenta perché parlando mi sono resa conto che in realtà molte persone sono riuscite a immedesimarmi come ho cercato di fare io appunto nella Santa Lucia, e quindi molte si sono appunto emozionate, e questo non fa nient'altro che piacere perché ripaga la passione che noi mettiamo appunto per fare questo. Benissimo, un'altra cosa che ti voglio dire, molto importante, tu hai fatto parte anche da attrice del film La Madonna delle Candele, e non solo, hai fatto parte dei due film qui a Cannalonga. Sì, La Madonna delle Candele, diciamo che però non ho avuto un vero e proprio ruolo importante, se si può dire così, però... Eri dietro le quinte al maestro e Margherita. Sì, questo sì. Allora, al prossima esibizione? Non lo so, magari chiediamo alle registe e poi vi facciamo sapere. Centurione, cosa aspetti? Che muoia! No! Oh!